Il Covid mette capo le palestre e l'ex campione del mondo di pugilato Agostino Cardamone, istruttore nella palestra di San Biagio di Serino, in attesa di tempi migliori, torna a indossare la tuta e i guanti di carpentiere, il mestiere delle sue origini, il martello di Montoro, come era soprannominato il 56enne all'epoca delle sue sfide sul tetto del mondo. A distanza di anni torna a picchiare duro, questa volta non sul ring, ma sul cantiere dove sta attualmente lavorando, a Prata, Principato Ultra. Cardamone è un esempio di umiltà e resilienza, nonostante una carriera gloriosa, non getta la spugna, fa suonare il gong di un altro round del suo infinito percorso di campione anche nella vita. Il suo sogno è di allenare e lanciare talenti nel mondo della box, magari chissà un giorno entrare a far parte del team delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, a cui è stata affidata la preparazione degli atleti nel centro di Rione Parco ad Avellino. Intanto la polvere del cantiere non gli fa paura dopo le stelle di New York. Come mai questa scelta di nuovo in cantiere? Purtroppo la palestra non va a causa del Covid, ci sono pochi ragazzi in palestra, così per allenarmi un po' sono tornato alle vecchie origini, cioè sul cantiere. Per adesso dobbiamo abbattere questa casa, poi faccio il carpentiere come una volta e così tiriamo avanti. Ti immaginavi che saresti tornato comunque nel cantiere? No, proprio no, è la verità. Perché se sapevo che andavo così, facevo un altro paio di anni di sacrifici e continuavo a combattere. Quindi per necessità hai pensato di tornare al tuo mestiere? Sì, perché purtroppo non ho investito. Il mio sogno era conquistare una cintura e farmi una casa. Grazie al maestro Santoro ci sono riuscito, però ho fatto la casa, ho perso l'entusiasmo di combattere e così non ho saputo investire, diciamo, ciò che ho guadagnato per un futuro migliore, e mi ritrovo a fare il carpentiere. E adesso la giornata di Agostino Cardamone, com'è? La mattina ti alzi presto, raggiungi il cantiere? Sì, purtroppo la mattina fa freschetto, mi ero dimenticato com'era. Una cosa è fare questo lavoro a 20 anni, una cosa è farlo a 50 anni, è un po' dura, la verità. Hai ripreso i tuoi strumenti? Sì, di una volta. Prima avevo il martello più piccolino, adesso il martello più grande, insomma, ci arrangiamo. Intanto tu per tutti sei il martello di Montoro, questo è il tuo nome quando battagliavi sui ring di tutto il mondo. Sì, perché facevo il carpentiere, allora il martello, adesso invece il martello un po' più grande, quello era un po' piccolino. Il sogno Agostino è quello di allenare al centro sportivo di Rione Parco con le Fiamme Oro della Polizia. Se c'è bisogno vorrei dare una mano, così cerchiamo di portare un olimpionico di Avellino. E quindi vorresti comunque allenare nel gruppo dei preparatori? Magari se ci fosse questa possibilità io sono disponibile a dargli una mano. Com'è lavorare con un ex campione del mondo? È un onore. Tu sei tifoso di Cardamone? Da quando ho conosciuto sì. Com'è come martello? È un martello abbastanza forte, è un sinistro bello, bello forte.